Questo è il primo evento che noi facciamo qui a Forte Magnaguti, in questa splendida fortezza del 1850 circa. Perché Borgoforte? Perché Borgoforte in età napoleonica è stato un punto di passaggio molto importante sia nella prima campagna d'Italia sia in quella che è l'ultima campagna delle truppe napoleoniche, cioè nel 1814. Abbiamo avuto l'occasione, grazie al Comune, di poter utilizzare questa bellissima struttura per ricordare al pubblico, agli abitanti di Borgoforte e di Borgo Virgilio, questo importante passato. Intorno alle 11:30 verrà fatta un'esibizione per il pubblico in cui spiegheremo come si combatteva all'epoca, quindi le tattiche utilizzate dalle truppe. Lo zaino o haversack, sacco degli averi, è una fodera in cotone e la copertura in pelle serve per renderlo impermeabile. E conteneva tutto l'equipaggiamento del soldato, che è il giacchino da fatica, una camicia di riserva, a volte un altro paio di pantaloni, eventualmente la coperta o il cappotto. Poi abbiamo il bonnet de police per situazioni particolari o lo shako per le situazioni di combattimento. Il nostro è un reparto militare, un reparto in particolare di fanteria leggera dell'impero francese, l'undicesimo leggero, un reparto che fu formato nell'ultimo periodo, nel 1811, unendo più battaglioni, battaglioni dei tirer du Po, battaglioni dei tirer corps, ad esempio, e partecipò alle ultime campagne della fase imperiale. Nello studio che facciamo, oltre delle uniformi, c'è anche lo studio di quelle che sono le manovre del periodo e quindi dei regolamenti militari del periodo. La nostra è una compagnia e quindi dobbiamo fare manovre in ordine chiuso e manovre in ordine aperto, che era una peculiarità della fanteria leggera francese. L'utilizzo delle armi deve essere assolutamente fatto seguendo quelli che erano i regolamenti del periodo, per una questione proprio di sicurezza, perché i movimenti all'interno dei ranghi e l'uso del fucile era disciplinato da rigidi protocolli che consentivano appunto a questi soldati di evitare proprio di farsi male. Sono armi a polvere nera, ad avancarica. E proprio per il modo di combattere i soldati del periodo, ammassati in plotoni che sparavano tipicamente all'unisono, occorre seguire una carica dell'arma e un utilizzo dell'arma ben specifico.